chiarire questa questione. Sì. Allora, poiché c'è un sud intero che resiste e che sopporta la Seconda Guerra Mondiale, io vorrei innanzitutto fare riferimento al libro di Gianni Cerchia, La Seconda Guerra Mondiale nel Mezzogiorno, per inquadrare e ricordare anche altro al di là delle quattro giornate. E poi per quella guerra, Gabriella Gribaudi, Guerra Totale, perché quella fu un'espressione locale della guerra totale. E poi un libro sul film, perché ne abbiamo parlato giustamente, che si chiama L'onda della libertà, di più autori e che vale la pena, insomma, leggere. Benissimo, grazie speciale alla professoressa Isabella Insolvibile e a Gianluca Falcucci, a Annabella De Robertis, a Gianluca Cozzolino. E mentre vi invito a prendere nota dei libri che ci ha segnalato la professoressa Insolvibile, passo alle conclusioni. La Seconda Guerra Mondiale nel Mezzogiorno. Resistenze, stragi e memoria. Giovanni Cerchia, Luni 2019. Guerra totale, tra bombe alleate e violenze naziste. Napoli e il fronte meridionale 1940-1944. Gabriella Gribaudi, Bollati Boringhieri, 2005. L'onda della libertà, le quattro giornate di Napoli, tra storia, letteratura e cinema, a cura di Ugo Maria Olivieri, Mario Rovinelli e Paolo Speranza. ESI 2015. Isabella,